La notte bianca a Lecce, la notte dei musei e delle arti. Questa nuova iniziativa, aprire i musei, le dimore storiche, vediamo cosa ne pensa la gente, vediamo i musei che cosa ci offrono. L'iniziativa di aprire i musei e quindi la notte bianca, farla fruire insomma agli utenti, come è stata presa? Secondo me è stata una cosa positiva, per me è la prima esperienza perché abbiamo aperto da poco quest'anno. È veramente, secondo me, è importante, c'è stata abbastanza affluenza di persone curiose un po' per il recupero dei reperti, per le tombe. Comunque c'è stato abbastanza movimento come qui da noi, diciamo, ecco. Quindi la gente comunque ha accolto molto positivamente questa iniziativa. Certo, secondo me è stata veramente un'idea splendida. Cosa auspichiamo per il futuro? Ma io penso che si ripeta, Speriamo che un altro anno invece di tre siano sei serate, magari, perché ci sono molte persone che sono interessate ai musei. Grazie. L'apertura dei musei in piena notte bianca. È molto interessante, è una cosa dovuta per far conoscere piccoli gioielli, cose strane che non si sa che esistono, insomma. È sorprendente. Che per il futuro le sembrano, insomma. Certamente, come no. Grazie. Nel contesto della Notte Bianca di Lecce? Guardi, è la prima volta che la stiamo attuando, diciamo. C'è un cantiere, una progettualità con la dottoressa Mandorino, abbiamo colto al volo l'occasione che ci ha dato la Regione Puglia per poterla attuare. Come vedete le iniziative sono diverse, nei diversi musei. Abbiamo avuto un'ora fa il primo evento, un concerto di pianoforte dell'artista Antonio Tarantino, che ha avuto un buon successo. Abbiamo avuto una capienza di 150 persone, non ce l'aspettavamo. Siamo qui al Museo Papirologico e di Storico Archeologico, dove ci sarà un concerto d'arpa. E con la dottoressa Annesi, un'arpista consigliataci da più conservatori. E vediamo un attimo, io spero un'iniziativa che riproporremo tra l'altro a maggio nella giornata mondiale dei musei, e da estendere anche in tutta la provincia, nel settore provinciale. Quindi diciamo ai 10 musei leccesi andremo a contare un 51-52 musei nel complessivo. Okay, la ringrazio. What's up, dude? I am. Very cool. Hey, Gerald. Yes. If I were to say POTENTIAL. Cosa ne pensate? Cosa ne pensi di questa iniziativa? No, una bella iniziativa. Grazie a questa a questo evento, diciamo, ho scoperto che c'era questo museo qua, altrimenti non vedevo la struttura da fuori, ma non è che pensavo fosse università, sinceramente. Sei favorevole a queste iniziative comunque? Sì. Per queste iniziative sì. Ottima iniziativa durante la Notte Bianca di Lecce, i musei aperti, le dimore storiche. Sì, mi sembra un'iniziativa importantissima. Io per esempio non avevo fatto in tempo ancora a vedere questa mostra che è meravigliosa e sono venuta stasera. Ma in generale proprio vedere la città con questo pulsare di gente, viverla così intensamente, avere la possibilità di visitare i musei, le mostre, credo che sia qualcosa di importante che si debba ripetere. Per questo auspichiamo per il futuro altre iniziative. Sicuramente, io spero che ci siano, anzi mi farò promotrice all'interno del Consiglio Comunale perché questo avvenga. Grazie. Ok.
cosa vi sembra un'iniziativa? Una bella iniziativa per la città di Lecce, per lo sviluppo del turismo. È un'iniziativa che a livello culturale è ottima. Comunque piacevole trovare questa gente così per strada, artisti di strada. Tu pensi che il poter fruire di certi siti come musei, le dimore storiche o questi spettacoli durante la sera, la notte, non sia un nuovo modo, un modo migliore o comunque un alternativo modo di fruire di queste bellezze, di queste... Sì, senza dubbio. Soprattutto può avvicinare anche i giovani maggiormente a queste... Grazie. Bellissimi gli artisti, bellissima serata, una scena veramente nuova per Lecce, è una bella novità a livello anche mondiale questo spettacolo, ci ha sorpresi tutti. Beh, un saluto a Salento Web. Questa iniziativa per la Notte Bianca, sia le Cirque du Soleil che l'apertura di musei e dimore storiche, cosa ci può dire della bilancio? Beh, io credo che come si sta sviluppando la serata è senz'altro una situazione veramente eccezionale per Lecce città. Eventi del genere si vedono così poco, anzi forse può ispirare questo fatto di aver avuto un evento così importante a poter trovare anche un'unità di intenti nelle programmazioni future, perché non serve fare molti eventi, serve fare eventi di qualità, e quindi una collaborazione tra comune, provincia e regione potrebbero far nascere altre di queste situazioni molto importanti. Grazie.